il paesaggio nasce sostanzialmente da un'esigenza di rifondare uno spazio pittorico. Si trattava di capire qual era il paesaggio, dove era e che cosa oggi noi continuiamo a chiamare paesaggio. Allora bisognava capire, trovare un'immagine. Nel mio caso, nel 1999, quando ho iniziato a dipingere le prime tele che si intitolavano paesaggio, questa immagine era, insomma, una sorta di finestra di programma di computer. Prima la gente andava nella natura, poi a un certo punto si è creato un modello, come devo dire, più artificiale ma sempre naturale, e poi a un certo punto c'è un artificio totale e non c'è più neanche la domanda dell'originale. The landscape as an autonomous work of art is an invention of the late 16th century. And from that date on, it was important in all the European countries. I think that in the 20th century there is, let's say, a break there with abstract art. Landscape seems to come to an end. But it's interesting, for example, that Braque and Picasso, they trained the new style with common genres, with the still life and with the landscape. Landscape gives the painters the possibility to bring specific values in their paintings. Landscape begins as a kind of addition to figure painting. In the 15th century, we have paintings which depict the birth of Christ. And when, for example, Roger van der Weyden embeds that in a landscape, he is able to tell more than only with the figures. It seems to be a real landscape, very realistic, but it's still a very symbolic painting. Jacob van Ruysdael, a Dutch painter of the 17th century, he is able to depict different temperaments in the landscape, and he dramatizes the landscape, for example. So if you want so, some of the Jacob van Ruysdael paintings are real Baroque paintings. We have steps to that situation already in the early 16th century in German, with German painters like Lukas Cranach or Albrecht Altdorfer. They paint, for example, firs, not light green trees, but the dark firs of the Alps, for example, and we have to ask, why do they do that? And I'm convinced that they realize that they can give informations again to the viewer, but these informations are different from the informations Roger van der Weyden gave to his public in the 15th century. Stella è il titolo del libro, ma anche il nome dell'isola, una finta guida turistica di quest'isola che poi diventa un po' il mio percorso sulla storia della pittura. È una sorta di download del mio immaginario. Le immagini che ho fatto in tutti questi anni vengono da queste cose. Ho guardato queste cose, ho questo tipo di pensiero. Quando Flavio ha iniziato a occuparsi di questo argomento, il paesaggio era diventato un tema di grande attualità. E a questo punto si può tornare indietro a un momento del XX secolo in cui c'è stata invece una grande attenzione. E siamo negli anni 60, all'inizio degli anni 60, e ci sono dei pittori che fanno paesaggi in movimento, come Mario Schifano in Italia, come Gerhard Richter. Poi questa linea del paesaggio in movimento, del paesaggio visto dal treno, del paesaggio visto dall'automobile, si interrompe, c'è la Land Art, ci sono i grandi, tra virgolette, naturalisti dell'arte povera come Penone, però il discorso rimane un po' sospeso. Risaliamo invece indietro, e quindi siamo alla fine dell'Ottocento, siamo nel momento in cui l'impressionismo cambia la visione e sono i pittori che insegnano a noi a guardare il paesaggio e la natura si adegua. In questo momento la pittura che parli dell'oggi nella prospettiva culturale e che non sembri
un centone è difficile, e questa è la scommessa di De Marco, cioè muoversi in questa complessità del paesaggio oggi, che non può essere visto in modo ingenuo, deve essere visto attraverso tutto questo, però tutto questo ha un suo approdo estetico. In realtà il discorso dell'isola è questo tentativo, potrei guardare un cielo di Constable e poi capire che invece le rocce mi interessano più delle rocce di Duccio piuttosto che di Piero della Francesca, e poi magari il mare però mi interessa più a livello percettivo come restituzione di un sentimento, quello di Serra piuttosto che di Courbet, e poi a un certo punto combinare queste cose nell'unità di una composizione che non è nessuno di tutti questi, ma viene da questo tipo di sentimento. Si tratta di costruire una finzione e di trovare gli strumenti per costruirla. Questi strumenti sono nella storia dell'arte.